Graziello, ma, oddio, ma che è successo? Questa è una bastonata, cos'è quell'occhio nero? Sta facendo un lifting forse? No, cos'è successo? Ho avuto problemi. Vabbè, questo si intuiva, eh. Ma che problemi? Cos'è successo? Niente, sabato sera mi volevo fidanzare urgente. Cos'è che voleva fare? Mi volevo fidanzare urgente. Sì, vabbè, abbiamo capito. Sono andato in discoteca. Ah, beh, per fidanzarsi urgentemente è il luogo migliore probabilmente. Sì, in discoteca non ci andavo da anni. Ah, sì? E neanche avevo l'intenzione, tutta sta voglia di andarci. Però ho seguito due ragazze, l'ho vista entrare e ho provato ad entrare anch'io. Quindi era già in compagnia. Ho detto che le seguivo, mica eravamo insieme. Se uno cammina insieme e sta di fianco, non le segue. E com'è andata? Com'è andata? Arriva davanti a questa discoteca, c'era sto buttafuori. Prima mi guarda la testa ai piedi. Sì? Poi dice, lei non può entrare. Sai come mai? Strano, perché è vestito così bene. Come glielo ho chiesto pure io. Questa cosa, no, in questo locale si entra a coppie. Ho detto, dove siamo? Sull'Arca di Noè? No, vabbè. Poi, voglio dire, le donne sono tutte dentro. Se resto fuori, come faccio a accoppiare? Anche questo è vero. E cosa ha risposto il buttafuori? La risposta è che la donna dovevo portarmela da casa. Sì, succede, ci sono questi locali così. E secondo voi se avessi avuto una donna a casa uscivo? No, ma non c'era motivo di uscire in effetti. Io ho aspettato un paio d'orette davanti al locale, sì, sperando in un cedimento di questo buttafuori. Ma non cedeva. Alle 2:30 questo qua mi dice, guarda che tu qui non entri. E lei cosa ha risposto? Risposto, io lì non entro, ma tu da lì non esci. E quindi è finita male. Alle 3:15 per fortuna gli hanno dato il cambio. E butta fuori nuovo mi ha fatto entrare. Almeno quello. Un bel 3 orette di fila, certo. E una volta dentro? Di solito non mi fanno entrare mai, eh. Vabbè, quindi già un passo avanti. Ma com'è andata dentro? Appena sono entrato ho bevuto 5 whisky e coca di fila per 5. Recuperare il tempo perso fuori, no? Per allinearmi con la gente. Sì. Mi sono messo a ballare. Ma come si è fatto l'occhio nero? Venga al dunque. No. A un certo punto, mentre parlavo con una ragazza, sì. Non mi ricordo cosa gli dicevo, però parlavo. E anche lei però dava l'impressione di ascoltare senza capire. Stavamo bene insieme. Perfetti, Chissà direi, che bello. E a quel punto è arrivato il fidanzato, immaginiamo. No, è arrivato il buttafuori di prima. Cosa voleva? Questo qua mi ha chiesto di uscire perché il locale doveva chiudere. Ha fatto incazzare. Sì, scusi, che ore erano però? Erano le 6. Le 6 si chiude, è normale. No, è che questo qua ce l'aveva proprio con me. Ma non è così, guardi. Ma tutta la sera che siete aperti, proprio adesso che sto parlando con una ragazza, dovete chiudere. Vabbè, senta, non è che il locale si può adeguare alle sue esigenze. È l'orario, è un obbligo. A quel punto ho deciso di fargliela pagare. Addirittura. E cosa ha fatto? Fisicamente era messo meglio di me, questo lo ammetto. Non ho dubbi. Poi avevo un po' bevuto, ero stanco, insomma. Però all'ingresso avevo notato il bastone di un ombrellone. Sì. Ho pensato, lo faccio uscire con un pretesto. Appena arriviamo fuori, prendo sto bastone e glielo spacco in testa. Bravo, la dialettica è il modo migliore per risolvere le cose. Bravo. E così ha fatto. Non avevo voglia di discutere. Certo. Poi gli ho detto, ho chiamato, scusa, per cortire fuori che devo parlare. Con gentilezza, bravo. Sì. E lui mi ha seguito. Appena siamo arrivati fuori, gli ho detto, adesso ti sistemo io, pezzo di merda. Quella cortesia si è un po' persa. Faccio uno scatto per prendere sto bastone. Sì? E solo in quel momento mi sono accorto che era piantato nel cemento. Come è piantato? E quindi... Era murato proprio là. Quindi mi sa che è stato piantato nel cemento anche lei. Ho come questa impressione. Arrivederci comunque, complimenti.